Siamo con Marco Bonura, 36 anni, già giocatore di buon livello in varie squadre, tra cui Gubbio, Foligno, Cesena, Livorno, per citarne solo alcuno. Nell'ultima stagione allenatore in seconda del Perugia con Acori, poi nell'ultimo scorcio allenatore in prima perché ha dovuto guidare il Gubbio nella delicatissima fase dei play-out, purtroppo finita male. Allora, Marco Bonura, una stagione assurda quella del Gubbio, lei è come dire, subentrata ad Acori in una situazione difficile. Può spiegarci però cos'è successo? Perché forse il Gubbio la categoria l'ha persa non nelle ultime partite, ma negli ultimi mesi. È successo quello che non ci aspettavamo, perché come hai detto te, 2 o 3 mesi prima che entrassi io in prima squadra come allenatore in prima, tutto pensavamo ma non di retrocedere, perché fino alla partita di Forlì avevamo 39 punti, mancavano 7 partite e sicuramente vedendo la classifica a 44 punti ci saremmo salvati. E rimane l'amarezza perché per un punto siamo andati a fare i playout e purtroppo c'è stato un non so se inconsciamente il fatto di pensare di essere già salvi e abbiamo forse un po' mollato mentalmente nel calcio, che io so sia da giocatore, soprattutto da giocatore, quando molli un po' la presa, rischi di far male. E purtroppo dopo, quando sono subentrato io, ero già dentro la squadra, però sicuramente mentalmente i ragazzi erano, diciamo, a terra, perché affrontare i play-out in quella maniera, dove noi siamo stati sempre fuori fino all'ultima giornata, e ritrovarci all'ultima giornata dei play-out, sicuramente mentalmente non eravamo predisposti per prepararli, anche se devo dire, nella mia gestione io ho cercato di lavorare soprattutto nella testa. E c'è un pizzico di rammarico perché nella partita di ritorno purtroppo meritavamo di vincere, ma purtroppo anche nei playout ci vuole anche quel pizzico di fortuna che sicuramente ci ha detto un po' male. Ripeto, però la retrocessione, come hai detto te, non è stata nei playout, ma sicuramente è stata nei 2 mesi prima dei playout, ecco. Marco Bonura è stato centrocampista di valore e nella sua esperienza ha avuto come allenatore Pierpaolo Bisoli, da poco neotecnico del Perugia. Prima al Foligno, che in quella stagione a sorpresa ma con merito arrivò addirittura a disputarsi i playoff per la Serie B. Poi l'anno dopo a Cesena, dove vinceste il campionato di Lega Pro e foste promossi in Serie B. Ecco, lei è considerato uno degli uomini, come dire, leali, fedeli di Bisoli, perché Bisoli se la portò dietro dalle 2 stagioni consecutive che abbiamo ricordato, ed è rimasto sempre in contatto con Pierpaolo Bisoli. Quindi sicuramente è persona informata sui fatti per quanto concerne il nuovo allenatore del Grifo. Dopo il bel campionato appena concluso alla guida di Campione, e i playoff raggiunti, poi persi con un po' di rammarico, Bisoli, secondo lei, è l'allenatore giusto per la piazza e per la squadra del Perugia? Assolutamente sì. Bisoli è un allenatore che ha un grande carisma, un grande carattere, riesce a trasmettere quella voglia che c'ha lui, riesce a trasmettere ai giocatori e riesce ad ottenere dai giocatori sempre il massimo che possono dare. Quindi è una situazione questa del mister, ci ho parlato anche questi giorni. Chiaramente Campione ha fatto bene a Perugia perché viene da una vittoria di un campionato in C1, ha fatto il playoff in B, quindi chiaramente per il mister, diciamo, una situazione dove deve cercare perlomeno di ottenere sulla carta almeno un'altra volta i playoff, è chiaro. Però sono convinto che il mister è la persona giusta, anche perché, ripeto, è una persona che innanzitutto è una persona leale, che nel calcio è difficile trovarle. È un allenatore che da campo, che lavora soprattutto per i giovani, è l'ideale. So che Perugia anche quest'anno c'aveva diversi giovani in prestito, quindi magari qualcuno se potrà rimanere. Do un consiglio ai giovani se possono, ecco, se ascolteranno questa intervista, soprattutto per i giovani, se hanno la possibilità veramente di andare a Perugia. È una fortuna avere un allenatore come Bisio, perché ti insegna veramente, ti insegna tanto. A me, io ce l'ho avuto a 28 anni e ripeto, se magari l'avessi incontrato quando ero giovane, sicuramente, magari non dico che avrei fatto meglio, però ti dico,
ti forma come carattere, come giocatore. Veramente è una persona giusta per Perugia, perché Perugia è una piazza comunque importante, esigente. Lui è uno che comunque in B parlano i numeri, parlano chiaro, ha vinto 2 campionati, quindi è una garanzia. Spero che lo facciano lavorare, perché probabilmente ci saranno anche dei momenti anche di difficoltà, perché tutte le squadre, penso che una squadra parte prima, la prima giornata arriva prima alla fine del campionato, quindi sicuramente spero di no per lui, perché merita tutto quello che può ottenere col calcio, glielo auguro. E spero che Perugia, sia la piazza che i giornalisti, media, anche dalla società, lo facciano lavorare in maniera tranquilla, anche, ripeto, se dovessero avere dei momenti un po' di difficoltà, perché, ripeto, ci può stare nel calcio, quindi, perché lui poi alla lunga riesce sempre ad arrivare, perché è talmente capoccione, nel senso, lui va dritto per la sua strada veramente e riesce a ottenere quello che è sempre fissato dalla società, lui riesce a ottenerlo in maniera tranquilla. Ecco, ha tratteggiato alcuni aspetti del carattere di Bisoli, però Bisoli ci interessa anche come uomo, perché dà, come dire, un'impressione di essere burbero, di essere molto esigente con i suoi. Non ha peli sulla lingua sicuramente, l'abbiamo conosciuta anche all'epoca di Foligno, però dietro forse questa scorzatura c'è un capitano vero, uno che poi difende i suoi fino alla fine. Sì, hai detto bene. Lui è uno che magari è diretto, nel senso, non è uno che ti viene a dire le cose da dietro, è diretto. Lui anche sul campo lavori, se ti devi dire qualcosa te lo dice, però è uno che se si deve mettere davanti ai giocatori, tranquillo che lo fa. Lui, per lui i giocatori sono come i figli e non si devono toccare. Dopo, magari, chiaramente, dello spogliatoio sul campo, se da dire qualcosa, te lo dice anche in maniera forte, ma te lo dice sempre per il tuo bene e per il bene della squadra. Quindi è chiaro che sembra che c'ha quel carattere forte, ma fondamentalmente è una persona buona e, ripeto, è di cuore, proprio perché, ripeto, si mette sempre davanti a tutto e si prende sempre le responsabilità. Quindi su questo i ragazzi vanno in campo, secondo me, dando anche più del 100%, perché sanno che comunque hanno davanti una persona che sta con loro, quindi questo è importante anche per la squadra. Ecco, invece sul piano tecnico, che allenatore è Pierpaolo Bisoli? Perché a Perugia, dopo l'esperienza di Camplone, il 3-5-2, 4-3-3, eccetera, adesso arriva un allenatore che sembra sul piano strettamente tattico prediligere il 4-3-1-2. È così? Oppure è un allenatore che comunque ha una sua concezione tattica duttile, adatta un po' la squadra al materiale che ha? Sì, diciamo che lui, per come lo conosco, da Foligno, lui il suo modulo è il 4-3-1-2, quindi sicuramente farà una squadra che adatta al 4-3-1-2, penso, insieme al presidente, al direttore. Però non disdegna anche di passare a 3. Io mi ricordo anche a Foligno giocavamo anche a 3, anche quest'anno a Cesena, ho visto che ogni tanto, magari per esigenze tattiche, magari gioco contro un avversario che pensa che magari sia più opportuno gioca passa a 3, passa anche a 3, però diciamo che lui principalmente penso che faccia il 4-3-1-2. È un allenatore comunque che cura bene la fase difensiva, le sue squadre prendono pochi gol, e quindi tu mi insegni che nel calcio vince chi pia meno gol, innanzitutto, io sono contro Zeman. Poi lo spettacolo, è chiaro che la gente a Perugia vorrà vedere anche un bel gioco e tutto, ma lui a Foligno ha fatto bene, perché io personalmente mi divertiva a giocare col mister, perché veramente ti insegna a giocare a calcio e vuole che giochi a calcio. Dopo è chiaro che non sempre si può vedere una bella partita, però, ripeto, lui è uno che cura parecchio la fase difensiva, ma non è uno che un difensivista, come ogni tanto leggo, che le squadre di Bisoli non giocano bene ma vincono. Secondo me le squadre di Bisoli sono organizzate e giocano bene, e spero che a Perugia lo faccia vedere. Ecco, quindi sfatiamo un luogo comune secondo cui le squadre di Bisoli sarebbero molto concrete ma non incantano. Nel modulo di Bisoli non è previsto il regista, mi pare di capire, perché si No. sta discutendo di questo. Nelle ultime stagioni almeno non ha giocato senza regista e soprattutto la domanda, perché a Perugia è stato un po' il tormentone dell'ultimo anno, per quell'uomo che sta dietro le due punte, Lanzafame è la scelta giusta? Penso che Lanzafame è un giocatore importante per la categoria, cioè è un giocatore che ha fatto la Serie A, quindi un giocatore che non è che certo scopro io, secondo me è un giocatore che lì tra le linee, dietro le punte, può fare male.
ripeto, se lui si mette a disposizione il mister, sicuramente è un giocatore che può far bene sia per il Perugia che per se stesso. Quindi, però ritorno al discorso del regista, secondo me il regista lui davanti alla difesa, che io sappia, vuole un giocatore che comunque inizia il gioco, che quello del, il classico play davanti alla difesa, perché tanto giocando a rombo c'è, cioè quello davanti alla difesa basso che dovrebbe un po' prendere in mano il gioco, quindi secondo me lui cercherà anche un play di qualità davanti alla difesa. Adesso è una mia idea, però vedremo un po'. Io mi ricordo a Foligno c'eravamo Zebia, a Perugia c'eravamo De Feudis, che forse l'ho letto sul giornale che è uno di quelli che potrebbe venire a Perugia, quindi sicuramente lui sa il fatto suo, sa come deve fare la squadra, a modo suo, a conoscenza sua, quindi su questo lui è una garanzia, ripeto. Poi insieme alla società farà la squadra, come ho detto prima, secondo il suo modulo, il credo suo calcistico, ecco. Ecco, come hai già anticipato, al di là del modulo che adotterà Bisoli, sicuramente una caratteristica le squadre di Bisoli tutte l'hanno sempre avuta, cioè quella di essere agonisticamente squadre molto determinate, che non mollano mai, squadre che, come dire, hanno quella cattiveria, tra virgolette, agonistica, o quella ferocia agonistica che molte volte è risolutiva in un campionato come la Serie B. Alcuni hanno già detto che se le squadre di campione, oltre a tutti i meriti tecnici e tattici che avevano, avessero avuto la grinta di quelle di Bisoli, Perugia avrebbe vinto il campionato l'anno scorso con 20 punti di vantaggio. Forse è un'esagerazione, ma rende un po' l'idea del fatto che forse Bisoli è stato scelto dal Perugia Calcio anche per compensare un aspetto che negli ultimi anni era un po' mancato: il Perugia ha perso due play-off. Adesso io ripeto, il Perugia l'ho visto sul calcio, va bene. Adesso te mi dici che mancava questa caratteristica. È chiaro che Bisoli di questa caratteristica ne fa un'arma, perché soprattutto durante gli allenamenti lui richiede molta intensità e ferocia agonistica, che chiamiamola come vogliamo. Quindi è una caratteristica che ha, che porta nel suo modo di lavorare. Quindi chiaramente se te durante l'allenamento hai questa intensità alta che lui richiede, la domenica sicuramente te la ritrovi. Quindi penso anche Camprone, adesso poi detti nel calcio, penso anche Camprone, comunque non penso che le squadre di Camprone andavano in campo e pensavano solo a giocare. Sicuramente magari non hanno ottenuto quel risultato che tutti si speravano, ma non penso per la via della cattiveria, no. Perché per cattiveria si intende anche, non è che tocca dai calci o cattiveria, si intende per determinazione, cioè bisogna vedere cattiveria per così. Io la intendo cattiveria come essere determinato anche nel calciare in porta, nel fare un passaggio, nel fare una corsa in più per un compagno, quello è cattiveria, non è assolutamente far scivolate che magari per il pubblico può sembrare che magari invece. Però ripeto, le squadre di Bisoli sicuramente hanno questa caratteristica, però non solo questa caratteristica, hanno anche, secondo me, giocano a calcio e ripeto, sono convinto che se lo fanno lavorare come ho detto prima, farà bene a Perugia. Sì, ovviamente noi intendevamo la cattiveria Sì. agonistica nel senso che lei ha detto. Nello staff tecnico del Perugia dirigenziale ci sono nomi e volti che lei conosce, ha conosciuto nelle sue passate esperienze. Michele Tardioli che è il vice, Marcello Pizzimenti che era al Foligno ai tempi in cui c'era Bisoli e lei giocava, poi c'è Ragnacci, il preparatore atletico che è un eugubino come Marco Bonura. Ricordiamo che Adottato. Marco Bonura è un eugubino adottato, perché la moglie è un'eugubina e lui vive attualmente nella città dei Ceri. E tutte queste persone stanno operando, come dire, insieme col presidente Santo Padre in una società che è sicuramente ambiziosa. Come vede lei questa società, anche in virtù proprio delle scelte dei collaboratori che sono state fatte? Il rapporto all'obiettivo che si è dato Santo Padre l'anno scorso, cioè di portare il Perugia in Serie A in 3 anni. Sì, Riccardo Ragnacci è una persona comunque legata a Bisoli da parecchi anni rispetto a Michele. Ragnacci posso dire che è un preparatore che insieme a Bisoli si completano, perché Bisoli lavora parecchio con la palla, in grossa intensità, e lui riesce a colmare magari quel lavoro che può fare a secco, riesce un po' a. Le due cose vanno insieme, quindi sicuramente è un ragazzo che è preparato, perché tanto non è che con Bisoli
legato da 8 anni, sarà, sì, 8, questo è l'ottavo anno, quindi sicuramente è legato parecchio a lui perché è competente, perché comunque le sue squadre, io ce l'ho avuto come preparatore sia a Foligno, a Cesena, anche prima che arrivasse Bisoli, ce l'ho avuto Riccardo. È un preparatore che comunque fa stare bene le squadre, cioè magari non hanno quei picchi, però magari delle piccate che per un mese, magari 2 mesi la squadra sta benissimo e dopo hanno un calo vertiginoso. Le sue squadre bene o male riescono a mantenere perlomeno uno standard quasi tutto l'anno fino alla fine. Poi in Serie B il campionato è abbastanza lungo, quindi sicuramente ci vorrà la miglior tenuta atletica, perché sono 42 partite, se dovessero fare i playoff sono altre 4 o 6 partite, quindi la Serie B è un campionato lungo e difficile, quindi il fattore atletico è importante, quindi ripeto, Riccardo è preparato, quindi non so neanche chiaramente devo dire, posso dire che è una garanzia. Michele è un ragazzo che comunque ho giocato a Cesena, è un ragazzo preparato. Adesso è legato a Bisio da 3 anni, mi sbaglio, 3 o 4 anni. È un ragazzo, ripeto, che sa comunque, riesce a legare anche con i giocatori, un ragazzo che si sa far voler bene, quindi è importante anche questa figura vicino al mister, che anche dentro lo spogliatoio, in modo da gestire bene la situazione. Quindi penso che è uno staff sicuramente di primo ordine e Perugia può stare tranquillo anche per quanto riguarda lo staff. Marcello Pizzimenti è invece un ragazzo che conosco, poi ha lavorato già, è a Perugia già da un paio d'anni, quindi penso che se è rimasto lì, Santo Padre e Ugoretti sanno che è un ragazzo comunque che competente nel suo ruolo che ha, quindi a Foligno ha fatto bene, è un ragazzo comunque preparato, onesto, tranquillo. Quindi penso che ci sia tutto il mix per far bene, perché sono delle figure. Marcello sicuramente conosce il mister già da un po', quindi sa come riuscire un po' magari a mediare inizialmente, che se ci dovesse essere dei problemi, ma non penso, perché tanto penso che il mister è uno chiaro, che penso che quando si è andato a parlare con Santo Padre avrà messo le sue puntini su i, diciamo, come gestire la squadra, come vuole affrontare certe determinate situazioni. Quindi, e Marcello sicuramente è uno che in questo momento può far comodo anche al mister, ecco. Come sempre in questo periodo, in mancanza di calcio giocato, imperversa il calciomercato. E se abbiamo già parlato, ha già parlato lei di De Feudis, che è sicuramente uno degli uomini in mediano su cui punta probabilmente Bisoli, se ne è già parlato in questo calciomercato. Poi un altro nome che si fa è quello di Massimo Volta, difensore centrale attorno a cui costruire il perno difensivo appunto della squadra di Bisoli. Davanti potrebbe essere confermata De Magni, Bisoli ha già manifestato il suo gradimento per questo, quindi si delinea un asse, quel famoso asse centrale attorno a cui puoi costruire la squadra. Ecco, si parla però anche di molti giovani. Bisoli come tratta con i giovani? È un allenatore che li fa crescere, è un allenatore che li accetta bene nella sua squadra, ovviamente. Attorniati da una serie di giocatori più esperti, non abbiamo citato Comotto, ma anche Comotto era a Cesena nell'anno della prima promozione. Quindi Bisoli, saprà gestire bene questo mix tra esperti e giovani? Assolutamente sì, anzi, come detto prima, il giovane col mister è l'ideale per un giovane, avere una lettera con il mister, è uno che comunque li tratta come se fossero adulti, nel senso non è che lui è diretto con tutti, sia se sei giovane o se sei vecchio, e non guarda la carta d'identità, chi merita gioca, quindi per un giovane è stimolante, perché non è che dici vado in una squadra dove magari ci possono essere parecchi anziani e magari rischia di giocare poco. Lui assicuro veramente, ma questo lo dico proprio in maniera diretta, che proprio lui non guarda in faccia nessuno, lui tratta il giovane come il vecchio allo stesso modo, quindi è una sua qualità, lui in quel modo e devi stare dietro. E sicuramente lui per i giovani è l'ideale, perché è uno che lavora parecchio da campo, se c'è da fermarsi, io mi ricordo anche a Foligno, molte volte anche con lo stesso Volta, dopo fine allenamento magari si metteva lì col mister, fa tecnica, lui con i giovani. Se gli dici sta 3 ore sul campo, lui ci sta. Cioè lui anche dopo allenamento, se il giovane ha bisogno di fare qualcosa, lui si mette sempre a disposizione, perché è la sua passione e vuole che il giovane cresce, perché lui ci tiene,
anche per lo stesso giovane che magari può ambire poi ad andare via o a fare bene per se stesso. Quindi per il giovane, ripeto, è l'ideale avere uno come il mister. Prima ci ha detto che lo ha sentito in questi giorni Bisoli, come sta vivendo questa sua esperienza perugina? No, lui l'ho sentito ieri, è carico, cioè lui c'è un entusiasmo, lui che già voleva partire per il ritiro, e l'altro giorno mi è andato a vedere il ritiro, e non vedo l'ora di partire, con Santo Padre so che ci sono subito trovati, ha trovato da parte dirigenziale un grosso entusiasmo, lui chiaramente ce l'ha, se lo sono trasmessi probabilmente a vicenda, si sono subito beccati in maniera positiva, quindi... Ma detto, ci ho fatto una chiacchierata, ecco, ho accettato subito perché probabilmente, ripeto, questo entusiasmo si sono contagiati a vicenda, quindi la sta vivendo in maniera positiva, ripeto, sa che è un compito difficile, nel senso perché Campione ha fatto bene, ha fatto i playoff, è una piazza esigente che vorrebbe tornare in Serie A. C'è un progetto, come ha detto, di 2 o 3 anni che comunque per tornare in Serie A non magari. Sarebbe l'ideale per Perugia e per Mister tornarci subito l'anno prossimo, però è chiaro che c'è un progetto di 2 anni, perlomeno col Mister, quindi c'è già questo progetto ha fatto sì che al Mister lo convincessero, ecco, quindi niente, è carico, posso dire solo quello. Bene, Marco Bonura, compatibilmente con i suoi impegni, che gli auguriamo essere molto intensi a Gubbio e nelle vicinanze, perché comunque è rimasto nello staff del tecnico del Gubbio, allenavi la squadra dell'anno L'anno scorso? scorso eri nazionale, infatti. Allievi nazionali, ecco. Compatibilmente con questo, però, sicuramente farà qualche capatina a vedere Perugia, magari anche qualche allenamento di Bisoli. Ecco, a Leugubino Marco Bonura, che però conosce Perugia e ovviamente l'ambiente perugino, chiediamo cosa devono aspettarsi i tifosi perugini dal Perugia di Bisoli. Si aspettano sicuramente una squadra che non molla mai. Vedranno un Perugia che quando va in campo gioca sempre per vincere perché le squadre miste sono in quel modo e sicuramente lotteranno per la maglia fino al 90esimo. Quindi, questa è una caratteristica che comunque il Mister inculcherà ai giocatori. Quindi, perlomeno da parte dell'impegno ci sarà totale da parte dei giocatori. Questa è una cosa che. Si aspetteranno sicuramente, quindi e la troveranno perché vedranno che la squadra quando andrà in campo avrà un'anima, ecco, quindi e questo l'entusiasmo dei tifosi è importante perché penso che a Perugia quando giochi davanti a 10.000 persone sia contagioso anche per la squadra stessa, quindi se le due cose riescono ad andare insieme pari passo tutto l'anno, secondo me si può creare. È una bomba, ecco, potrebbe essere una bomba che positiva, nel senso che sia la squadra riesce a trasmettere l'entusiasmo ai tifosi, la stessa cosa ai tifosi della squadra, e penso che si possa fare veramente bene. Grazie, ringraziamo Marco Bonura e in bocca al lupo per la prossima stagione.